Bentornati a Zoom in, verrebbe da dire dal punto di vista politico, in questo momento in Abruzzo è il momento del nuovo centrodestra. Due sindaci, uno a Celano, l'altro a Chieti, ma soprattutto eh, successi elettorali che cominciano a, a far vedere che il partito di Alfano, che a livello nazionale non ha Percentuali molto alte, invece nella nostra regione miete eh, successi e risultati. Ne parliamo con la coordinatrice regionale, la senatrice Federica Chiavaroli. Grazie Bentornata. Per, grazie Bentornata. per avermi ospitata. Allora, due vittorie, uno con un sindaco a Celano, l'altra a Chieti. Due vittorie annunciate oppure no? Ma non erano due vittorie annunciate, anzi, perché a Chieti eh, Umberto di Primio ha molto ben governato la propria città, però oggi purtroppo a differenza di eh, quello che accadeva quando il motto che eh, il potere logora chi non ce l'ha eh, lo pronunciava Andreotti, oggi il potere logora chi ce l'ha e quindi per Umberto di Primio la partita era decisamente in salita perché chi governa in un momento di crisi ha un momento di difficoltà quando si ripropone ai propri cittadini. Invece Umberto di Primo ha saputo spiegare tutto quello che aveva fatto e tutto quello che ancora avrebbe voluto fare ed è stato riconfermato dai propri cittadini. A Celano la situazione è stata ancora più difficile perché eh, Filippo Piccone che ha governato quella città per dieci anni eh, non si è potuto ricandidare ha candidato un suo assessore ma contro Settimio Santilli si è candidato per Forza Italia Antonio Del Corvo, quindi si sono trovati due candidati di centrodestra uno di centrosinistra e questo di solito è il preludio di una sconfitta certa e invece il forte radicamento territoriale che il senatore Piccone ha nella sua Celano ci ha portato anche a quella straordinaria vittoria. Quindi, noi eh, commentiamo i risultati, risultati molto felici. Quando dice preludio di una sconfitta certa, va con la mente indietro di un anno e ripensa magari a quello che è successo a Pescara un anno fa? Assolutamente sì. Il il dispiacere per quello che è accaduto a Pescara è un dolore eh, che io personalmente ho dentro e eh, il ricordo di quell'errore lo porto eh, a memoria degli errori che non dobbiamo fare più. Purtroppo, quando noi abbiamo discusso delle candidature a Pescara era ancora troppo, fresco, eh, era ancora troppo fresca la divisione tra Forza Italia e il Nuovo Centrodestra, e questo ha molto pesato sulla dinamica locale non siamo riusciti a comporla e purtroppo in quel caso la situazione romana ci ha creato più problemi che aiuti perché a Roma non ne volevano sapere in quel momento di alleanze col nuovo centrodestra. E noi quel ricordo lo abbiamo vivo, lo abbiamo anche perché adesso nel 2016 ci aspettano tornate elettorali importanti, soprattutto nel Chietino, nelle quali... Eh, parlo di Francavilla, parlo di Vasto parlo di Lanciano c'è anche Le... Roseto in provincia di Teramo abbiamo Roseto in provincia di Teramo ma a Roseto noi abbiamo avuto un ottimo candidato eh, sostenuto unitariamente e quindi abbiamo vinto e eh, sono certa che così sarà anche la prossima volta eh, e quindi avevo tolto Roseto dal panorama perché per noi quello è un esempio vincente che si confermerà nel Chietino, a, per esempio a Francavilla eravamo andati divisi e comunque anche negli altri comuni siamo, abbiamo perso, anche lì siamo andati divisi e questo errore non dobbiamo rifarlo. Noi abbiamo dimostrato che dall'Abruzzo può ripartire la riscossa del centrodestra, una riscossa nella quale il nuovo centrodestra ha intenzione di giocare un ruolo da protagonista. Noi a Chieti abbiamo preso più o meno la stessa percentuale di Forza Italia. Noi abbiamo preso il 10%, Forza Italia l'11% e quindi noi vogliamo eh, contribuire in maniera almeno paritaria al rilancio dell'alternativa eh, di centrodestra al governo delle città e poi anche della regione. Nel corso di una conferenza stampa che avete tenuto qualche giorno fa vi siete candidati o proposti come partito guida o di alternativa al Partito Democratico in Abruzzo. Questo forte dei risultati avete un po' ignorato Forza Italia. Noi non abbiamo ignorato Forza Italia con la quale anzi abbiamo partecipato uniti alle elezioni di Chieti. Noi, però, in quella conferenza stampa abbiamo dimostrato che il nuovo centrodestra in Abruzzo è una forza radicata, credibile, con uomini spendibili e soprattutto è una forza unita. Noi siamo tre parlamentari, un consigliere regionale, abbiamo il sindaco di Chieti, c'era anche il sindaco di Celano alla conferenza, c'erano i nostri capigruppo nei. Comuni capoluogo. Noi siamo un gruppo unito non solo politicamente ma legato anche da solidi rapporti umani. E per questo noi ci candidiamo ad avere un ruolo da protagonista. In questo momento purtroppo in Forza Italia c'è una grande confusione ed è difficile capire eh, anche chi è il nostro interlocutore. Facendo appunto facendo il paragone con Forza Italia e facendo, facendo un po' il punto della situazione. Allora, è una questione di strutture e di uomini. Allora, in, in, nel Nuovo Centrodestra, nel Teramano c'è Paolo Tancredi, nel Pescarese c'è Federica Chiavaroli, nel Chietino c'è Umberto Di Primio, nell'Aquilano c'è Filippo Piccone che fa capo alla Marsica, però è un punto di riferimento dell'Aquilano. Guardando in Forza Italia le quattro province, beh, almeno due o tre sono scoperte. E questo al di là del, di Paolo Gatti nel Teramano e al di là del, di eh, Antonio Razzi che è forse il personaggio più famoso, il politico più famoso nel Pescarese di Nazario Pagano che si vede pochissimo ormai. Gianni Chiodi è l'atitante, che cosa succede in Forza Italia secondo lei? Ma in Forza Italia in questo momento c'è difficoltà a riconoscere una leadership che sia una leadership regionale ma che sia anche una leadership territoriale. Io non voglio entrare dentro il ragionamento di Forza Italia, però mi interessa molto il ragionamento che ci tiene insieme a Forza Italia. Io credo che eh, Forza Italia spero risolva più presto tutti i propri problemi interni e eh, si presenti eh, in maniera riconoscibile sul territorio. Mi auguro che noi troviamo anche il modo per rendere contendibili a livello di coalizione le leadership o comunque delle regole sulle quali trovare un accordo, perché lo abbiamo detto all'inizio, eh, bisogna andare uniti, questo deve essere il criterio che ci guiderà adesso per proporci. Nelle prossime elezioni. Bisogna andare uniti sin dal primo turno e non fare gli errori che abbiamo fatto pensando che poi al ballottaggio ci si possa ricomporre. Però adesso a distanza di un anno può ammetterlo. A pescare avete sbagliato voi. Ma noi non abbiamo sbagliato noi a Pescara. La... C'era un sindaco uscente, c'era un. Solo chi è conosce... stata una forzatura la forzatura. Solo vostra, su... chi conosce bene la situazione pescarese e l'ha vissuta intensamente come l'ho vissuta io in prima persona eh, può ricordare bene quello che è accaduto. Noi avevamo un sindaco uscente che era stato logorato da dinamiche interne alla sua maggioranza che lo avevano portato. Purtroppo, perché lui è un'ottima persona, a non riuscire ad avere un rapporto di empatia con la città, tutto ripiegato nelle vicissitudini interne alla sua maggioranza. Un sindaco che non solo era stato politicamente logorato, ma che anche personalmente eh, risultava. Diciamo un po' esasperato da tutto quello che aveva vissuto e lui stesso aveva manifestato il desiderio di fare altro. E noi, su questo, avevamo costruito un percorso tutti assieme quando eravamo nel PDL sul quale noi avevamo concordato una via d'uscita su Pescara e tutto quello che noi avevamo concordato si è rotto però nel momento in cui ci siamo divisi e ognuno ha pensato a massimizzare le logiche interne al proprio partito piuttosto che quelle eh, dell'intera coalizione e non siamo riusciti ad arrivare ad una composizione. Noi ritenevamo che Guerino Testa fosse un candidato eh, più adatto a vincere a Pescara perché Alboremasci era stato logorato da tutte le vicende e che era necessario eh, riproporci con un'immagine diversa e per questo abbiamo insistito fino alla fine. Non nego che poi le vicende romane hanno influito perché in quel momento non si riusciva a trovare la sintesi e ci hanno chiesto di correre da soli. In questo momento in Abruzzo potete fare la voce grossa perché i risultati elettorali vista la qualità dei candidati che avete espresso evidentemente eh, vi danno ragione. A livello nazionale però proprio così non è, anche perché la gente non riesce a capire se siete un partito di lotta o di governo, cioè da che parte state? Come fate a dire di essere l'alternativa ad Alfonso quando poi siete al governo con Renzi? Forse. È questo che la gente ancora non riesce a capire. Io credo che invece, per esempio, a Chieti noi siamo riusciti a spiegarlo bene, lo siamo riusciti a spiegare bene a Celano e anche negli altri comuni dove abbiamo votato, perché noi. In Abruzzo, siamo all'opposizione di Luciano D'Alfonso e adesso ci candidiamo per ricostruire per un'alternativa ed essere pronti alle prossime elezioni regionali. Credo che questo in Abruzzo sia chiarissimo. Il fatto che noi al governo continuiamo a stare al governo e perché questo non è un governo di coalizione con il PD. Questo è un governo di ricostruzione del paese che è una cosa ben diversa, per cui noi stiamo in quel governo finché riteniamo sia utile questo per il nostro paese e vede staccare la spina Adesso che si intravedono i primi segnali di una ripresa, sarebbe contraddittorio rispetto a tutto quello che abbiamo fatto finora. D'altronde, siamo proprio a metà del percorso delle riforme, e quindi noi abbiamo chiaramente detto che quel percorso lo vogliamo completare. Nel 2016 ci sarà il referendum sulle riforme e poi ognuno riprenderà per la sua strada a costruire il percorso per le elezioni politiche del 2018. I cittadini, però, tutti questi miglioramenti. Ancora non li vedono, si lamentano, eh, dicono che le tasse sono aumentate, è aumentata la tassazione quella nazionale, è aumentata la tassazione locale, eh, i risultati di questo governo. Non li sta portando, perlomeno non sono tangibili, non sono toccabili con, con le mani. E allora come, qual è il Ma discorso? È chiaro che per uscire da una crisi che dura ormai da anni non si può farlo con la bacchetta magica e cambiare le cose da un giorno a un altro. Io credo che però i provvedimenti che abbiamo fatto sul lavoro, il Jobs Act, le, le, gli sgravi contributivi sui nuovi assunti. Un uniti eh, alla manovra che abbiamo fatto sull'IRAP stiano cominciando ad avere i primi tangibili benefici. Soltanto se riparte eh, tutto il mondo dell'impresa, riparte la crescita, riparte lo sviluppo, solo così noi possiamo innescare la spirale virtuosa che deve assolutamente poi portare alla riduzione delle tasse. La riduzione delle tasse avverrà anche con una seria manovra di revisione della spesa pubblica, perché noi adesso su quella partita dobbiamo, questo governo si deve seriamente impegnare a una cosa che noi chiediamo perché rientra nel nostro DNA, forse un po' meno nel DNA della, della sinistra, però noi crediamo che abbassare... Per abbassare sensibilmente le tasse bisogna agire in maniera importante sulla spesa pubblica, su quella improduttiva, su quella che è frutto dei veri costi della politica sulle società partecipate, bisogna eliminare quelle che stanno lì solo per tenere i consigli di amministrazione, non ce lo possiamo più permettere e quindi su questo dobbiamo iniziare un'azione seria e noi incalzeremo questo governo del quale facciamo parte perché ciò avvenga. In questo stesso studio, qualche giorno fa Paolo Tancredi, suo collega di partito, eh, oltre che parlamentare, ha dichiarato che sarebbe auspicabile la nascita o la rinascita di un nuovo partito unico del centrodestra, un po' una rivisitazione del vecchio PDL. Eh, perché Uniti si vince, diceva Paolo Tancredi, l'Unione fa la forza, dobbiamo ricostruire una nuova grande forza di centro. Eh, lei è d'accordo? Ma io sono... e, e seconda domanda, e con chi starebbe questo nuovo partito di centrodestra e chi ci starebbe dentro? Io credo che la maggioranza degli, degli italiani ci chieda ancora questo e ce lo chiedono soprattutto tutti quelli che non sono andati a votare perché non si identificano in nessuna delle proposte che adesso sono presenti nel panorama politico. Io credo che adesso sia un partito unico, ossia una federazione di, di partiti che ci porti a fare una lista unica in vista dell'Italicum che al momento prevede il premio alla lista, io comunque credo che noi dobbiamo ritrovare le ragioni per stare insieme e ce ne abbiamo tante perché i principi nei quali crediamo sono sempre gli stessi noi siamo liberali crediamo che la nella centralità della persona, nella famiglia e cre crediamo nell'impresa e quindi sono tutte cose, eh, tu tutti i principi che abbiamo condiviso con i nostri amici con i quali abbiamo fatto il percorso fino a qualche tempo fa e credo che su questi noi dobbiamo eh, ritrovare una sintesi. Poi, ripeto, quale sia tecnicamente la forma non lo so. Certo è che ci sono eh, sicuramente i motivi per ritrovarla e per non lasciare Invece il centrodestra ha la deriva populista di Salvini che a mio avviso non potrà mai esprimere un progetto di governo per il paese perché quella deriva lì, l'epenista di estrema destra, il nostro paese non l'accetta. Però in questo momento è forse il politico che raccoglie maggiori consensi. Ma raccoglie consensi perché cavalca le battaglie della difficoltà, le battaglie della disperazione della gente, parla alla pancia della gente, ma in questo così si raccoglie la protesta, si massimizza il consenso a quanto può arrivare? Al 15%, ma poi se non hai una proposta seria di governo e con, non, non si può fare una proposta seria di governo dicendo no all'euro, no all'Europa, no agli immigrati, eh, non possiamo mica cancellare la posizione geografica nella quale ci troviamo. No? L'Italia non la possiamo spostare da dove sta. Quindi io credo che se. Eh... Però scusi, tutti questi no sono. Quasi tutti i no che dicono gli italiani. Sono momento. tutti i no che dicono gli italiani, ma che poi portano, vede, sono gli stessi no che diceva in Grecia Tsipras e che adesso si trova lì a fare un negoziato eh, fino all'ultimo secondo. Io spero che si chiuda nell'interesse di tutti il negoziato con la Grecia, costretto a tornare indietro su tutti i no che aveva detto in campagna elettorale. Senta, facciamo questo giochino, ragioniamo per assurdo, togliamo la Lega. e Facciamo questo unico, unico partito dove ci mettiamo Nuovo Centrodestra e Forza Italia, un po' di UDC, qualcosa di Fratelli d'Italia, un pizzico di AN vecchia maniera e, e questo partito unico al di là del come lo chiamiamo, ma da che parte sta, con Renzi o contro Renzi? Sarà, si candiderà ad essere l'alternativa a Renzi, si candiderà ad andare al ballottaggio con e Renzi. E quindi finirebbe il vostro appoggio al governo? Ma non fine, l'ho detto, noi finiamo di eh, fare le riforme, finiamo di portare a termine il compito che questo governo di ricostruzione si è affidato, dopodiché noi ci candidiamo per essere un'alternativa, per essere l'alternativa moderata di centrodestra. E io sono sicura che se la legge elettorale rimane questa e eh, eh, ahimè credo che rimanga questa, l'abbiamo appena approvata eh, quindi credo che rimanga questa, bisogna essere in grado di eh, catturare le seconde scelte degli elettori, perché è un sistema come quello dei comuni si va al ballottaggio se non si raggiunge il 40% e non credo che se ci presenteremo con l'offerta di centrosinistra, l'offerta di centrodestra, l'offerta di Grillo, l'offerta di Salvini, qualcuno potrà raggiungere il 40%. Bisognerà catturare le seconde scelte degli elettori. Ebbene, io credo che una proposta così possa andare al ballottaggio ed intercettare le seconde scelte. L'ultima, visto che abbiamo un minuto ancora di trasmissione, eh, il comune dove avete forse governate e avete qualche problema è quello di Teramo, perché il eh, secondo mandato di Brucchi non sta rispondendo a quelle che erano le aspettative e soprattutto c'è un rimpasto di giunta in programma che... Potrebbe eh, sacrificare qualcuno degli assessori del nuovo centrodestra. Eh, come, eh, come uscite da questa impasse? Cioè... Come vi porrete sul tavolo delle trattative? Come vi siete già posti? Ma noi ci poniamo sempre allo stesso modo. Il Nuovo Centrodestra ha lealmente sostenuto il sindaco Brucchi, ne ha appoggiato la ricandidatura senza eh, porre condizioni e adesso il Nuovo Centrodestra chiede tutto il rispetto politico che merita. D'altronde io credo che i nostri due assessori. Tancredi e Misticoni siano i migliori o tra i migliori assessori di questa giunta. Anche Cozzi, sono tre. Tre, certo, c'è anche Cozzi, ha ragione. Eh, ma i, i nostri tre assessori siano eh, tra i migliori assessori di questa giunta. Non vedo per quale motivo noi dobbiamo metterci in queste logiche. Io mi auguro che il sindaco Brucchi sappia eh, trovare la sintesi senza sacrificare l'impegno di una forza politica che lo ha sostenuto lealmente dal primo minuto nel quale ha proposto la propria ricandidatura. L'ultimissima ha parlato delle prossimi, dei prossimi appuntamenti elettorali che ci saranno tra un anno, state già lavorando con le alleanze, le scelte. Ma noi adesso dobbiamo approfittare di questo momento felice per il centrodestra e eh, cominciare a lavorare per tempo anche agli appuntamenti del 2016, ai quali dobbiamo arrivare pronti con candidature unitarie. Grazie a Federica Chiavaroli, coordinatrice regionale del nuovo centro-destra, e complimenti per i risultati ottenuti. Grazie. Grazie a voi che ci avete scelto e seguito anche oggi.